prima di parlare della partita parliamo della tecnologia in campo. Che cosa ne pensi e quale soluzione preferiresti fosse adottata? Cosa preferirei fare io ha poca importanza. Ha importanza quello che decideranno alla FIFA, alla UEFA e quindi poi trasmetteranno a tutte le federazioni europee e del mondo. Occhio di falco e giudice di porta. Se venissero adottate tutte e due questi accorgimenti, tu fossi in grado di decidere per tutta la tua federazione quale sceglieresti? Sceglieresti entrambi solo uno, perché? Ma credo, quando si parla di millimetri, l'uomo continuerà sempre ad avere la sua fallacità e quindi la tecnologia ci potrà aiutare. L'importante è che decidano cosa attuare e se liberalizzare l'una o l'altra cosa. Poi sicuramente gli uomini ci sono, i mezzi li troveranno e saremo pronti. Quanto ci potrebbe volere per trovare questi mezzi? Questo non lo so dire, dal punto di vista tecnologico non ho proprio capacità, dal punto di vista umano le risorse ci sono, basta solo dare programmazione e dare seguito a tutto ciò. Tornando alla partita, che cosa rappresenta per voi che siete neonati come nazionale? Allora, ho capito male l'ultimo pezzo per la musica, però io credo che Pier Mario ha lasciato una traccia indelebile. E tutti hanno riconosciuto il suo valore morale. Noi arbitri potevamo solo accostarci a questo, essendo portatori di regolamento e di cultura sportiva. Dicevo, la vostra nazionale è neonata, è la vostra prima uscita? Sì, ufficiale sì. Abbiamo fatto altre manifestazioni, ma adesso è stata istituzionalizzata questa nazionale. Ora però devo andare a dare l'ultima disposizione alla mia nazionale. Per un